Signora, buongiorno, lei che vedo transita con la bicicletta, ha notato quel tombino Sì, rovinato? ho visto stamattina e ieri. Vedete, è anche pericoloso che vanno i bambini. Ha visto qualcuno che si è No, fatto male? finché adesso ancora non ho visto niente. La mattina presto passa, guarda, è pericoloso. Voi che passate qua, da quanto tempo è in quella situazione il tombino? Qui, non so se qualche mese. Ah sì? Se n'è di più. Qualcuno si è fatto No, male? Ha sentito o visto qualcosa? non lo so, ma prima o poi si fa male qualcuno. Poi il cittadino si stanca dopo, no? Detto questo, no? Perché vede che c'è un menne frecchino, perché poi se il cittadino collabora, vede che l'amministrazione, perché poi cambiano i sindaci, però gira e rigira, sono sempre qui, loro vanno a tagliare sui nastri. E sarebbe che se il comune andasse a favore col cittadino, pensa che qualcosa andrebbe meglio. Lei che percorre questa strada, ha notato il tombino, quello lì, rovinato? Sì. L'ho notato. Che cosa ne pensa? Ci è mai passata di fianco? Mai rischiato di Io cadere, di quello inciampare? che penso io è che qualcuno l'ha visto, perché se l'ho visto io lo vede anche qualcun altro. Una volta c'era più cura, c'era più attenzione in queste Sì, cose, una volta d'altronde c'era più pericolose. attenzione perché in definitiva non ho mai visto qualcosa di rotto così. Veramente, E non va bene così perché ci sono i buchi grandissimi. Io sono caduta due volte. qua sempre nel quartiere di San Lazzaro? No, In in centro. centro. Quindi ecco, un appello Guarda, mi all'amministrazione sono comunale. fatta male tutto il viso, mi ero rotta tutto, ho dovuto andare al pronto soccorso. E Via del Ponte è una strada anche molto trafficata, ma guardate la pericolosità di questo tombino. Praticamente c'è una griglia fatta di questi pezzi di ferro, forse provvisoria o forse quanto rimane di questo tombino. Un bambino potrebbe cadere, addirittura una gamba, gli si potrebbe infilare dentro, ma una situazione da risolvere il prima possibile.